Buonasera a tutti, benvenuti al webinar delle 18 di investire.biz. Io sono Luca Di Scacciati e con me ci sono collegati Riccardo Zago ed Enrico Lanati. Benvenuti ad entrambi. Buonasera a Buonasera a tutti. tutti. Buonasera a tutti. Ciao Enrico e ciao Luca, un saluto a tutti i connessi. Bene, bene, com'è il tempo a Malta, Allora, il Riccardo? tempo a Malta, ragazzi, il tempo a Malta quest'oggi piogge incredibilmente e oggi e domani brutto tempo, però diciamo che ieri ho fatto in tempo a scottarmi al sole in spiaggia, quindi sono comunque soddisfatto, ecco. Bene, bene, bene. Come al solito ci fa invidia, qui comincia ad arrivare il freddo gelido con il vento che tira dalle Alpi svizzere verso di noi, quindi ci fai sempre invidia, ma verrò presto a trovarti, quindi preparati. Ti Allora, io direi di passare subito, a cannone sul programma che abbiamo sul sito investire.biz, perché domani è un grande giorno, Riccardo. Comincia il corso definitivo su trading con Ichimoku, che terrai tu, che oramai sei diventato uno dei più grandi esperti di Ichimoku sul pianeta. Quindi, quindi no, a parte gli scherzi, raccontaci un pochino, prima di passare ai grafici, quali sono le novità di questa edizione. Assolutamente sì. Allora, questo corso avrà diverse novità, anche per questo abbiamo voluto chiamarlo il corso definitivo. Come sempre, poi cerco di aggiornarmi, ma questa volta veramente cambia l'approccio generale, quindi proprio come andiamo a vedere da lontano i grafici e come interpretiamo, come andremo ad interpretare l'indicatore. Quindi delle metodologie nuove, ma che comunque sono adatte anche a chi non ne ha mai sentito parlare, perché comunque partiremo dall'inizio. In molti, non so se lo sapete, ma l'indicatore Ichimoku è formato da 5 linee e queste linee devono essere interpretate. Bene, quindi anche per chi non sa che cos'è Ichimoku, si parte proprio dall'inizio, quindi dalla teoria, come si forma una determinata media, come se ne forma un'altra, il prezzo, come si comporta nei confronti di queste determinate medie, insomma, tutto questo insieme. Ci sarà molto utile. Mi sentite? Ok, si era disattivato l'audio. Sì, perdon, perdon, ho sbagliato io che Ok, stavo ok. No, vai toccando. tranquillo. Stavo dicendo, quindi tutte queste medie ci aiutano ad operare. In che modo ci aiutano? Andremo a fare delle analisi di medio-lungo termine, che sono sicuramente quelle più importanti, e sto parlando magari anche di operazioni che possono durare una settimana, 2 settimane, anche un mese, perché no? Ad esempio sugli indici abbiamo visto che le ultime operazioni sono durate parecchio tempo. Ma poi ci sposteremo anche sul trading intraday, quindi abbiamo fatto la nostra analisi di medio-lungo termine, poi andremo a implementare a queste analisi di medio-lungo termine anche altre tecniche, quali stagionalità, analisi tecnica importantissima, anche se già l'indicatore da solo ci aiuta molto a trovare supporti e resistenze, quindi questo indicatore è anche adatto a chi magari non è un maestro dell'analisi tecnica e si vuole affidare solamente alle indicazioni che ci dà quindi questo indicatore. Come detto, poi ci spostiamo anche sul trading intraday. Trading intraday molto molto interessante, anche qui il trading intraday verrà anche il trading intraday verrà scusate, i grafici sul trading intraday saranno 15 minuti, 5 minuti e 1 minuto. Ovviamente andremo a confrontarci anche con time frame superiori quali un'ora, 4 ore e giornaliero. Detto questo, quindi nella schermata avremo 6 schermi, 6 time frame diversi per lo stesso strumento. Questo ci avvantaggia molto. Ovviamente bisogna fare un attimo di pratica per capire un attimo come funzionano le medie, ma tutto questo, insomma, poi ci aiuterà molto nell'operare. E quello che dico sempre è comunque che lo stress psicologico diminuisce molto proprio perché l'indicatore ci fa da filtro.
Questa Insomma, è una tecnica. sia ben chiaro un po' quello che è tutta la situazione, anche appunto su un multi-time frame, quindi avere una visione un po' più ampia rispetto a un semplice solo grafico ci permette chiaramente di conoscere quella che è la situazione più in generale su un determinato strumento. Assolutamente sì. Vedo poi delle domande, come mi chiedete se le sessioni verranno registrate? Assolutamente sì, verranno registrate tutte e quattro, perché ricordiamoci che sono quattro e non tre. Esatto. Verranno inviate come sempre a tutti i partecipanti. Una cosa da aggiungere, una cosa da far notare è comunque la sessione numero 4, sessione molto molto interessante per chi acquista, il corso poi. Potrà partecipare direttamente con delle cuffie e con un microfono, quindi potrà fare l'analisi magari insieme a me o da analizzare anche lo strumento da solo. Insomma, sarà un corso molto interattivo proprio per facilitare, insomma, tutti i partecipanti e anche per apprendere più in fretta le varie tecniche che propongo. Bene, Detto bene, questo, sarà bene, molto molto interessante, diverso dall'ultimo, anche se la teoria base è sempre quella, perché comunque le linee sono composte su determinate formule, ma l'approccio sarà differente. Allora, c'è Enrico che chiede: ma è possibile acquistare il corso registrato più in là nel tempo? Beh, sicuramente sarà possibile, però Enrico, ricordati che tutti i nostri corsi costano di più dopo che vengono fatti, quindi se vuoi approfittare dell'ottimo prezzo in questo momento, iscriviti subito così che poi potrai avere a disposizione, come diceva Riccardo, la registrazione. Riccardo, ti passo lo schermo così cominciamo a vedere un pochettino di grafici e vedere un po' qualche spunto operativo, qualche idea di trading per i prossimi giorni. Ok, vedete il mio schermo adesso? Si Yes. vede? Ok. Ad esempio, prima di passare a dei grafici senza magari l'indicatore, perché ci concentriamo solitamente al webinar del lunedì con dei grafici puliti, basandoci su analisi tecniche, facciamo qualche considerazione a livello generale. Volevo approfondire la situazione su AUD/USD, perché qui Vediamo. oggi ho fatto un articolo, Luca, se poi vuoi mandare anzi lo faccio direttamente io, ecco qui, oggi ho fatto un articolo su AUD/USD, non so chi di voi lo ha letto, comunque ve lo invio subito, ecco qui, insomma ho dato la mia opinione, ho condiviso con voi la mia analisi basata quindi su Ichimoku, uno studio completo su Ichimoku, poi analisi tecnica e stagionalità. Praticamente quello che dico è che io mi sono messo long sin da, adesso andiamo a vedere subito sui grafici, eccoci qui, questo e questo, ok, in area 0,78, poi non voglio dilungarmi troppo qui al webinar, basta che leggete l'articolo e capirete il perché l'ho spiegato in un modo dettagliato. Ho fatto quindi questa analisi di medio e lungo termine perché comunque voglio cercare di andare a prendere dei massimi. Qui no, ho un target in area 0,8 anche grazie alla stagionalità, analisi tecnica, insomma tutte queste tecniche che ho studiato. Detto questo, però, ho fatto questo studio, ma questo non toglie che non posso operare in intraday. E quindi oggi sono andato a vedere quali sono, se c'erano insomma delle occasioni. Delle occasioni intraday, quindi anche se noi ad esempio abbiamo fatto un'analisi di medio e lungo termine su time frame giornaliero, possiamo comunque operare magari short, ok? Anche se quella di lungo è long, ma intraday ci possono essere anche delle occasioni short, quindi possiamo concentrarci nello stesso strumento, ovviamente con delle modalità operative assolutamente differenti. Detto questo, però, Luca, adesso se vuoi leviamo anche l'indicatore, un attimo l'indicatore Ichimoku, magari lo rimettiamo Prego, certo, successivamente. volentieri.
Sai che Vedete comunque. Riccardo, stavo Dimmi. facendo un articolo oggi, poi in realtà ho fatto quello sulle aziende petrolifere che vedremo più tardi, che proprio spiegava questa cosa che hai detto tu, nel senso che all'interno poi della singola giornata, sebbene ci siano delle idee di lungo termine, ovviamente all'interno della singola giornata poi bisogna andare a vedere quello che succede, quindi se anche io ho un'aspettativa, per esempio, ribassista sul mercato, posso andare long per sfruttare quelli che sono i pattern del momento. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. Poi mi piace questo corso che stai portando avanti perché, insomma, oltre all'intraday, che è sicuramente molto interessante, insomma, il fatto di unire anche altre tecniche, altre cose, sai che è sempre la visione di insieme, insomma, che dà valore, insomma, all'operatività. Vai avanti pure, non volevo No, ma interromperti. infatti hai proprio ragione Enrico. Ultimamente mi sono anche concentrato e ho cercato di unire le mie conoscenze che ho acquisito nel tempo, anche ovviamente grazie ai vostri spunti, e poi andare a metterle in pratica strumento per strumento, analisi su analisi, perché poi durante il corso vedremo che nel Forex bisogna operare in una certa maniera, negli indici in un'altra, nelle azioni in un'altra, nelle criptovalute ancora in un'altra. Quindi non è così scontato usare l'indicatore su tutti gli strumenti allo stesso modo. Detto questo, quindi sarà veramente molto ricco il programma, adatto a tutti, perché chi vuole fare solo trading intraday può farlo, chi vuole fare solo di trading di medio e lungo termine lo potrà fare, chi vuole fare tutte e due anche, quindi ci sarà veramente molto molto da dire. Comunque Ora al voglio. USD long secondo me è giusto, eh? Io sono d'accordo con l'operazione che hai fatto, nel senso che oggi il dollaro di fatto si è apprezzato praticamente contro diverse valute e in generale comunque contro l'AUD. Pochino, quindi secondo me ci sta come trade questo che hai impostato dal punto di Ah, vista proprio del. Vai, vai. infatti adesso volevo andare a dare un'occhiata qui all'analisi tecnica. No, allora ho fatto un errore. Un attimo che correggo queste trend line. Come dicevo, ho fatto uno studio tecnico come al solito e stagionale, quindi lo possiamo andare a vedere. 0,78 lo vediamo, anche nel passato ha funzionato abbastanza bene come supporto qui. Su questa zona, ma poi se andiamo anche più indietro, insomma, troviamo dei punti abbastanza interessanti, no? Ecco qui un altro punto. Diciamo che però quello che mi interessa, sì, ho aperto una posizione adesso perché secondo me è interessante questo punto, ma sarebbe meglio se scendesse in area 0,7750. Andiamo a vederlo a livello su time frame settimanale. Qui lo vediamo subito perché mi interessa 0,75, no? Allora, eccolo qui. La metà di Bellissimo. Eccola qui, sì. La metà di questo muro, che è stato rotto con parecchia forza. Un attimo che cambio il colore del pennino, ok? Che è stato rotto con molta forza qui. E secondo me da qui può rimbalzare e continuare verso l'alto. E poi lì bisogna anche imparare a gestire bene la posizione per comunque fare un'operazione intelligente. Ma tutto questo secondo me ha senso perché. E insomma, questa zona ha Tra l'altro funzionato. questa zona è proprio la parte alta di un triangolo ascendente, quindi è veramente molto interessante, un supporto molto potente in questo momento. Esatto, diciamo che è anche per questo che sono voluto entrare un po' prima per magari non perdermi questo long, perché vediamo che già nella settimana 29 ha funzionato bene e anche nella settimana 33. Quindi lo studio tecnico è questo: chi sa già usare Ichimoku comunque ha già intuito quello che voglio fare, e poi ovviamente per tutti gli appassionati del software forecaster andiamo a vedere che cosa dice anche il software forecaster, se entra. Eccolo qui, perfetto. Quindi AUD/USD, ho voluto fare una previsione che parte dal 15 di settembre, 20 di settembre, eccoci qui, fino al 15 di novembre, no, 1 di no
15 di novembre, sì, l'avevo fatta così, se non sbaglio. Ho aggiunto tutti i time frame come faccio sempre, perché se comunque tutte le history coincidono, vuol dire che le probabilità di successo sono sicuramente maggiori. Esatto, e quindi ho voluto fare questa analisi stagionale. Che cosa vediamo? Allora, innanzitutto, come sempre, sappiamo che la linea verticale è la linea del presente, quindi a livello stagionale vediamo che ci potrà essere ancora uno storno per poi, insomma, proseguire verso l'alto in maniera abbastanza decisa un po' su tutte le history. E questo ribasso spero proprio che arrivi a ridosso dell'area di 0,7750, e se poi 0,7750, 0,77 verrà rotto con forza, pazienza, ma intanto abbiamo fatto, secondo me, un'analisi intelligente che comunque nel medio e lungo termine può essere profittevole. Ecco, cosa ne pensate voi? Beh, mi sembra appunto, Enrico dal punto di vista macro si è già espresso, dal punto di vista tecnico un long in questa zona è assolutamente sensato, con un supporto anche così importante dal punto di vista della stagionalità, direi che semaforo verde. Ecco, io se Bene. Posso aggiungere una cosa, in realtà penso che tu la tua previsione col forecaster fino a che periodo arriva? Fino a metà novembre, hai detto? 1 novembre, metà novembre, sì, poi vedi che già dall'1 di novembre già tentenna su alcune istrie e iniziano dei ribassi. Esatto, perché io sono d'accordo su questo, nel senso che secondo me il dollaro perderà valore in generale, cioè nel senso non contro AUD, ma in generale verso magari l'euro e altre valute, ancora per un mesetto / un mesetto e mezzo, questa è un po' la mia idea. Poi inizieranno gli acquisti in vista dei prossimi rialzi previsti dalla Fed, quindi io mi aspetto l'ultima sparata verso l'alto, quindi di euro-dollaro, di AUD-USD, di quello che sia, e poi dopo da lì inizieranno compratori di dollaro in vista dei dati macro di fine anno, dove ci sarà probabilmente il rialzo dei tassi da parte della Fed. Quindi anche a livello di forecaster, a livello macro, a livello tutto, a livello grafico del 77,5 che mi sembra un bel livello, in generale anche frazionare l'ingresso da dove sei entrato tu fino ai livelli 77,5, se dovesse arrivarci, comunque un'operatività molto molto interessante, perché potrebbe andare a disegnare anche una sorta di testa e spalle, probabilmente non andrà oltre o molto oltre il livello di 0,80, cioè io non mi aspetto un nuovo massimo su questo, no, sono d'accordo, questo strumento. Per cui anche a 79,70, per dire, qualora dovesse arrivarci, io inizierei a liquidare, nel senso che cercherei di alleggerire. Lì il consiglio magari è quello di entrare con un po' di lotti mini, in modo tale da poter gestire la posizione al meglio, insomma. Esatto, è proprio quello che ho fatto, sono entrato qui con due lotti mini, poi ovviamente non entrate con due lotti mini se magari avete conti poco capitalizzati, e sicuramente non con 5 mini, insomma dovete sempre seguire il vostro money management. Detto questo, comunque in questo caso ho voluto frazionare la posizione entrando con due mini contratti qui, e poi se dovesse arrivare più in basso, io ho selezionato il punto di 0,7728, poi chi usa Ichimoku sa bene perché ho posizionato questo ordine proprio in questo punto, comunque l'ho frazionato. Qui sono entro con un'esposizione non un po' più del doppio, ecco. Comunque, siete, Enrico, io sono d'accordo. Mannaggia. Sono d'accordo con te, perché comunque il mio target sarebbe la zona di 0,8. Poi volevo proprio far vedere il forecaster che va a favore di dollaro, insomma la stagionalità è a favore di dollaro proprio dal periodo che hai menzionato tu, Enrico. Vedi poi qui dalla settimana 45, ma anche prima dalla settimana 44, come il dollaro si apprezza fortemente nei confronti del dollaro australiano. Se andiamo a guardare la settimana 44-45 è proprio la fine di ottobre e l'inizio di novembre, quindi un po' abbiamo un po' la stessa visione, ecco. Bene, bene, bene. Allora c'è Dennis che scusate, che Federico ci dice: sul COT stanno vendendo pesantemente dollaro,
Quindi in linea un po' con quello che abbiamo visto. E poi c'è Paolo che fa una domanda che giro ad Enrico. E se non ci fossero i rialzi della Fed, visto che la Yellen ha detto che forse si sono sbagliati sui dati previsionali sull'inflazione, questa domanda arriva da Paolo. Enrico? Allora, vi do un consiglio, questo così insomma vale un po' per tutti. Se voi andate sul sito di investire.biz, nella sezione calendario economico, pian pianino, man mano che passa il tempo, vengono aggiornate quelle che sono le stime, no? Ovviamente più si va a ridosso, come se fossero delle, diciamo, come se fossero delle opzioni, quindi più si va a ridosso diciamo, dei dati macroeconomici, più queste stime sono accurate. Quindi diciamo che chi fa una stima oggi, diciamo, tende a dare fiato alla bocca. Però il problema qual è? Che ci si aspetta ed era previsto un rialzo. Generalmente la Fed li fa a dicembre, quindi sicuramente secondo me nella prossima riunione non ci sarà nulla, ma nell'ultima, quindi quella di dicembre, è probabile questo tipo di rialzo. Quindi guardate sempre il calendario economico, magari una decina di giorni prima. Poi ovviamente se avete strumenti come Bloomberg o altri, lì ci sono proprio i forecast, quindi tutte le varie previsioni fatte in tempo reale, che vengono aggiornate quotidianamente, però anche queste diciamo, sul nostro sito sono abbastanza attendibili. Però io penso che ci sarà, lo do al 90%. Bene, 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 bene. Io direi allora, Riccardo, andiamo a vedere euro-dollaro, dato che stiamo parlando di dollaro, andiamo un po' a vedere perché i Allora, prezzi sono particolarmente bassi in questo momento. È ora di ripartire oppure siamo solo all'inizio qui? Com'è la visione secondo te? non so se vi ricordate quello che abbiamo detto la settimana scorsa, durante l'ultimo webinar. Avevamo detto che, almeno io, quello che avevo detto Certo, io era, certo, era che dopo la rottura di 1,18,70 al ribasso, a mio avviso si sarebbe scesi fino a 1,17. Siamo scesi fino a 1,17,20. Ora vi faccio traccio un attimo la trend line che avevo tracciato. Non so perché non ce l'ho più segnata, ma sono sicuro che è questa qui. Infatti, quindi la rottura di questa trend line, alla rottura di questa trend line, secondo me si poteva entrare short, perché comunque era stato rotto anche questo supporto statico, quindi supporto statico e supporto dinamico. Rotti esatto. entrambi da qui, infatti siamo scesi fino a 1,1720. Io avevo un long a 1,17, peccato, peccato non averlo preso. Siamo arrivati in area 1,1715. Diciamo che la parte alta di questo muro ha tenuto molto bene, infatti c'è stato un apprezzamento dell'euro, ma nella giornata di oggi subito una forte discesa. Siamo entrati durante la sessione di trading con Ichimoku veramente molto bene, ecco perché vi faccio notare come riusciamo ad implementare la strategia. Ci aiutiamo quindi supporti statici, ma anche con supporti dinamici e poi insomma con l'indicatore che è alla Sì, base di devo tutto. dire, Riccardo, devo dire veramente che stai facendo un gran lavoro, perché la strategia che hai messo in atto tu, il tuo stile di trading è davvero il sistema più solido che stiamo vivendo e vedendo in questo periodo. Quindi davvero ti faccio i complimenti, ma sono in tanti a scriverti, come vedrai dalle domande, a farti dei complimenti proprio perché hai un approccio molto pratico e molto schematico che rende quasi facile il trading. È veramente interessante. Grazie, grazie, sono molto contento. Infatti ringrazio Matteo dice: anche fai entrate perfette, Riccardo. Quindi. Ma posso dire una cosa io? Però, cioè, Riccardo si è sbattuto e ha fatto tutti i nostri corsi dal primo all'ultimo, e quindi vuol dire che abbiamo anche insegnato discretamente, in realtà più Luca che io. Quindi Adesso tutti i soldi che ha speso in corsi glieli stiamo ridando perché sì, l'abbiamo dai. assunto, come sapete. Quindi, dai, continuiamo con le analisi. Dai, sì, poi ovviamente non tutte le analisi possono andare nel verso giusto e quindi ci stanno gli stop, ma tutto si risolve, nel momento in cui applichiamo un corretto money management.
e di conseguenza tutto torna nel medio periodo al conto, se si rispettano le regole, che è sicuramente una delle cose fondamentali che andiamo a vedere al corso, nel medio lungo periodo si va a guadagnare, diciamo, ecco. Ecco, adesso vi svelo in anteprima il trucco che vi spiegherà Riccardo per rispettare le regole di money management. Praticamente vi farà vedere che ogni volta che fate una cavolata o non rispettate una regola vi dovete incendiare una mano, così praticamente il vostro cervello ogni volta che vi incendiate la mano a un certo punto dice: cacchio, quando sbaglio mi incendiano la mano, e quindi non sbagliate più in automatico. È questo, no, il segreto. No dai, diciamo che non è così drastica la situazione, se sbagliate semplicemente, se sbagliate money management, semplicemente perdete più soldi di quanto avreste dovuto perdere. E poi insomma io consiglio sempre come fare, so che non molti lo fanno, però poi nel lungo termine insomma le differenze si notano praticamente sempre, perché se si va a rischiare un 20% del conto per una sola operazione è ovvio che prima o dopo il conto lo azzeri. Se vai a rischiare il 2 e la tua tecnica è di qualità, nel medio e lungo termine ovviamente no, non è niente è ovvio, ok, però hai molta più probabilità che il tuo conto salga piuttosto che scenda, ecco. Detto questo, continuiamo con euro dollaro, siamo entrati bene qui, magari saremmo stati anche fortunati e quant'altro, ma intanto siamo a 1,1730, quindi abbiamo 100 punti, proprio 100 punti di profitto. Proprio oggi nella video analisi ho detto di spostare lo stop in pareggio, mi dà sempre fastidio quando lo sposto di vedere il colore ancora rosso, quindi mettiamolo verde che va bene, e siamo arrivati nuovamente in area 1,1720, 1,1730. Da qui ci potrebbe stare un rimbalzo, e quindi attenzione, in base all'esposizione che avete avuto quando avete aperto il trade, dovete decidere se è il caso di portare a casa parte dei profitti oppure di lasciar correre. Detto questo, possiamo analizzare la situazione anche senza Ichimoku, perché comunque l'analisi a livello tecnico resta interessante. Poi andiamo a vedere anche il money e la stagionalità che cosa dice. Eccoci qui, quindi 1,1725 è questa, è la parte superiore di questo muro, la parte inferiore è 1,1660. La mia idea è comunque che qui ci può stare sicuramente un rimbalzo a 1,17 e secondo me potremmo arrivare nuovamente anche in area 1,1850, perché comunque la zona di 1,17 mi interessa molto. Lo stesso discorso di prima, ok, la vediamo qui, eccola qui, adesso forse ci sono troppe linee rosse, magari ne cancello un po', ok, eccole qui. Questa è la zona, il muro di cui vi stavo parlando, già nel 2015 ha funzionato, anche nel passato, qui invece ha rotto con forza, qui ha testato nuovamente, vediamo nel passato ancora se è successo qualcosa. Sì, questo lo avevamo visto anche la settimana scorsa, esatto, mi pare. Esatto, l'avevamo visto anche lunedì, è una zona veramente tosta questa. Quindi ragazzi, secondo me da qui ci può stare un rimbalzo, però poi come dice Enrico, nel medio e lungo termine è probabile anche che questa zona possa essere rotta, bisognerà vedere. Nel frattempo gestiamo la posizione per chi è già dentro, come abbiamo appena visto. Direi che se rompe questa zona poi c'è abbastanza spazio per scendere, almeno fino a 1,15, 1,1450. Voi come la vedi, Henry, te come la vedi nel lungo termine? Comunque so che sei a favore di dollaro per il prossimo periodo medio-lungo termine. Medio lungo termine sì, però io ti dico, qui secondo me viene disegnata esattamente la stessa cosa che abbiamo detto su Audi USD, quindi in realtà secondo me adesso è da mettersi long, il mercato probabilmente potrebbe andare a fare un movimento leggermente ribassista, però non più di una cinquantina, sessantina di pip dai livelli attuali, poi andrà a fare un nuovo picco secondo me più basso del massimo precedente che abbiamo visto prima, intorno secondo me anche area 1,19, anche qualcosa in più, e poi da lì si scende. Io mi aspetto un dollaro molto molto forte dal
15-20 di novembre più o meno alla fine dell'anno. Io lì mi vedo il dollaro veramente strong. Proviamo a vedere se corrisponde anche sul forecast. Allora, settimana 43, ok, intorno alla settimana 43 potrebbero iniziare ribassi. No, facciamo 44 perché 43 è venerdì, vabbè, insomma 43-44. Andiamo a vedere un attimo. Allora, qui la settimana 44, come abbiamo visto prima, è la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Secondo me i ribassi arrivano tra la settimana 47 e la settimana 49. Questi sono quelle tre settimane lì sono... E perché, Enrico? Perché sono proprio a ridosso di quello che sarà l'ultimo meeting della Fed, che adesso non ce l'ho sotto mano, ma dovrebbe essere intorno al 12 di dicembre, così a occhio. 13, mi pare, se non sbaglio. 12, 13. Quello con la conferenza stampa, giusto? Il 13, sì, scusami, perché pensavo fosse il 12, fosse il mercoledì, invece parte dalla domenica, quindi è il 13 probabilmente. Sì, esatto, mi pare di sì che sia il 13. Quindi dici, esatto, che i mercati scontino già la notizia. Sconteranno quello e poi secondo me sarà da mettersi, se avremo visto un movimento molto molto forte, sarà da mettersi long all'inizio della settimana 50 con stop di un centinaio di pip, perché lì potrebbe ripartire, perché tutti a quel punto si saranno posizionati short. Invece noi dobbiamo anticipare, almeno io come idea mi piace di più l'idea di anticipare il mercato su quella che potrebbe essere la direzionalità, e poi quando arriva la notizia effettivamente probabilmente non ci saranno sconvolgimenti così importanti, perché il movimento sarà già avvenuto. Questo è quello che penso io, e poi può succedere di tutto. Bene, no, ma anch'io sono d'accordo con te, quindi vediamo se riusciamo a prendere un long, però nel frattempo, cioè, intanto io sono short, quindi cerco di gestire al meglio la posizione, so che a 1,17, ma anche già adesso potrebbe rimbalzare, quindi attenzione. Beh, ma già che ci siamo, possiamo anche vedere magari qualcosa nel breve, quindi fare non fino al 15 dicembre, ma magari fino al 20 fino al 15 di ottobre, giusto per vedere se questo rialzo, anche secondo stagionalità, è interessante. Qui vediamo che possono esserci ancora dei piccoli ribassi, proviamo a farlo fino al 15 novembre. Sì, qui c'è un po' di lateralità, breve rialzo e poi insomma un forte ribasso, staremo a vedere, però secondo me sotto l'area di 1,17 non scende, almeno fino alla data che hai detto tu, Henry, quindi vediamo un attimo. Se euro-dollaro dovesse tornare in alto, io mi metto short da 1,1870 o 1,1850, dipende, poi vedremo anche. Io cerco anche di vedere come si comporta il prezzo, quindi anche la forza dei compratori e dei venditori, cioè, nel senso, se andiamo a vedere queste ombre qui, insomma, vediamo che qui l'euro stava facendo un po' di fatica nei confronti del dollaro. È proprio qui, infatti, che sono andato a disegnare questo testa e spalle, anche se un po' sporcato, ma le zone, queste ombre qui si notavano molto bene. Lo short si poteva aprire qui, secondo me, perché come detto prima, supporti dinamici statici, insomma, erano appena stati rotti, con questa incertezza qui in alto si poteva tranquillamente fare un buon trade almeno fino ai livelli attuali. Esatto, infatti è quello che poi era stato detto la settimana scorsa al webinar del lunedì. Bene, molto bene. Io direi, se siete d'accordo, di intanto c'è Alan, che saluto, che mi chiede se il rumore in sottofondo è il rumore del computer che sta minando i Bitcoin. Sì, è proprio... Anzi, ti ringrazio, Alan, per questo assist. Ti chiedo, Riccardo, di andare, visto che stiamo usando il tuo PC, sul calendario eventi, proprio perché, ragazzi, stiamo preparando un evento pazzesco sulle criptovalute, sul Bitcoin, insomma, tutto questo nuovo mondo. È un argomento davvero affascinante e, nella fattispecie, molto interessante. Perché? Perché, come spesso capita, quando ci si va a mettere veramente le mani all'interno di un mondo,
è tutto, non dico il contrario, ma molto diverso da quello che si sente in giro e si scopre guardandosi in giro e ascoltando il sentito dire. Quindi davvero sarà un corso molto bello, che non sarà solamente un corso di trading, anzi il trading è solamente una piccola parte di questo corso, ma sarà proprio un corso completo su tutto quello che è il mondo delle criptovalute. Quindi andate pure sulla pagina che vi ho mandato, dove trovate il programma completo, e se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarci mandando un'email a info@investire.biz, oppure potete scriverci anche tramite Facebook, insomma, poi troviamo il modo di metterci in contatto, insomma, se avete qualche domanda. È la prima volta, ragazzi, che a un corso si sono iscritti gruppi di persone, addirittura abbiamo delle persone che si sono già iscritte e ci hanno chiesto se potevano portare anche amici, insomma, si sono iscritti veramente gruppi di persone, e questo fa veramente molto piacere, perché insomma ci stiamo investendo tanto e siamo convinti che nel panorama oggi delle criptovalute sia un corso di assoluta qualità, anche perché in giro si è vista tanta gente parlare di criptovalute, ma alla fine credo che siamo gli unici ad aver fatto investimenti importanti per poi portarvi questi investimenti, farvi vedere effettivamente come funziona questo mondo. Quindi, insomma, molto molto interessante. Ecco, se posso aggiungere una cosa, mi raccomando, leggetelo bene il programma del corso, perché secondo me veramente quello che diceva Luca, la parte di trading onestamente l'abbiamo vista e rivista più volte sul nostro sito, e secondo me chi ci segue già è preparato, anche se comunque ci sono tante cose che bisogna sapere su questi strumenti, la volatilità e tutte queste genere di cose. Però guardate il resto, perché secondo me è il resto che è veramente interessante. Il wallet, come si mina, affittare, comprare, insomma sono proprio tante cose veramente interessanti. Io lo sto vedendo un po' da fuori perché non sarò relatore in questo corso, ma sono veramente, rimango ogni giorno scopro qualcosa di nuovo. Io sono convinto che la conoscenza in questo ambito è veramente poca a livello proprio diciamo di persone comuni, ma dove mi ci metto pure io in realtà, appunto, come cosa, e veramente mi sto stupendo proprio dei vari meccanismi, delle varie cose. Quindi insomma adesso abbiamo questo robot di là in una sala dedicata, insomma, che sta minando, per così dire, insomma è bello vedere, insomma, i risultati poi giorno dopo giorno. Tra l'altro è molto divertente questa situazione, perché proprio chi sa dove siamo, chi sa dove è posizionato il nostro ufficio, sa che siamo proprio di fronte a una delle banche più famose qui in Svizzera, quindi è divertente proprio vedere il palazzone della vecchia banca con appunto le sicurezze all'ingresso, le porte scorrevoli e tutto quanto, e poi vedere il nostro mostro, come lo chiamo io, che genera il denaro di nuova generazione, che comincia a far paura alle banche, perché come abbiamo visto nelle ultime settimane, addirittura il Bitcoin ha scomodato il numero uno di JP Morgan, che prima ha detto che il Bitcoin è una truffa e subito dopo, quando ha fatto crollare il prezzo, se l'è comprato. Quindi evidentemente, probabilmente questo personaggio che è Jimmy Dimon è tutto tranne che un coglione, quindi evidentemente qualche interesse anche lui in questo nuovo concetto di economia ce l'ha. Bene, solo bene, bene. Quindi insomma, qualche, ragazzi, sicuramente. Esatto. Comunque è veramente un corso di estrema qualità che le persone
a cui ci stiamo appoggiando stanno preparando con un impegno maniacale, io sono convinto che andremo tutti, compreso me e Enrico, che seguiremo il corso da studenti, andremo a casa veramente con un bagaglio culturale incredibile. Quindi, esatto, c'è Federico che dice in Svizzera si possono già pagare le imposte in Bitcoin. Sì, ragazzi, la questione è non è quando il Bitcoin, le criptovalute stravolgeranno il mondo, cioè non è se le criptovalute stravolgeranno il mondo, ma è solamente una questione di quando, perché è praticamente sicuro che questa tecnologia cambierà il mondo, a prescindere dal prezzo poi delle singole criptovalute, ma il mondo oramai è partito in questa direzione. Dire che la novità portata dalle criptovalute è paragonabile alla ruota, non è assolutamente, o a internet, non è assolutamente esagerato. Quindi mi raccomando, per qualsiasi cosa potete iscrivervi, come al solito ci si può iscrivere online. Il corso sarà dal vivo tutta la giornata il 4 di novembre a Bologna, quindi abbiamo scelto una location che è molto ben collegata con tutte le altre città d'Italia, quindi è raggiungibile in treno, insomma siete tutti quanti avvantaggiati. Bene, 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 ottimo. Andiamo a vedere se siete d'accordo, ragazzi, l'operazione in spread sul petrolio, perché c'è un molto interesse su questa operazione, volevo vedere un aggiornamento. Va bene. Sì, vado a prendere subito i grafici, un attimo che guardo che contratti avevamo aperto, li avevamo aperti insieme, Enrico, forse. Allora, ok, questi qui. Beh, siamo tornati a 5 dollari e mezzo, via. Siamo lì, siamo lì. Un attimo che apro, ho preso il crude ed ora prendo subito il Brent. Brent, eccolo qui. Ed eccoci qui, un attimo che lo metto giornaliero. Ed ecco qui. Levo Ichimoku così da rendere un attimo il grafico più pulito. Ok. Ed eccoci qui, siamo praticamente in pareggio. E quindi nulla, bisogna ancora attendere. L'avevamo aperta insieme all'ultimo trading live, non so se ti ricordi, Henry. Sì, poi ne avevamo parlato successivamente, quando diciamo, il differenziale era andato quasi a 7 dollari, c'erano degli articoli insomma sul sito, ne avevamo parlato, e adesso siamo tornati vicino ai 5, quindi pian pianino vedete che il Brent in qualche modo negli ultimi 2-3 giorni è andato peggio, diciamo, del light crude da parte oggi, e quindi insomma è interessante perché c'è stato un riavvicinamento, insomma, quindi non è male. Però sì, è da mantenere in questa posizione. Invece più interessante di questo è quello che vi ho scritto oggi. Andiamo a prenderlo, l'articolo l'ultimo che ho fatto, che di fatto in qualche modo è legato al petrolio, che è quello di esatto, che è legato alle aziende che fanno estrazione, e ho selezionato, ne ho prese diverse, in realtà non ho scritto tutto nell'articolo, nel senso che sono andato a vedere anche ExxonMobil in America, sono andato a vedere Royal Dutch Shell, però in realtà sia Exxon che Royal Dutch erano meno interessanti rispetto a Total, e quindi in realtà sono andato a selezionare soltanto la più interessante, che era Total, francese, quindi titolo diciamo legato alla, insomma, Total Fina all'estrazione del petrolio, e Eni, che in realtà in questo momento sembra la compagnia petrolifera che ha un po' più di difficoltà. Gli ultimi dati sono incoraggianti, o meglio sono leggermente positivi, quindi si passa da una perdita a un sostanziale pareggio, e quindi insomma in qualche modo
però arriviamo da due anni di bilanci dove sono stati persi oltre 10 miliardi di valore. Quindi, insomma, situazione interessante. Total comunque prezza quello che è il suo valore, mentre Eni, in questo momento io ritengo sia un filino sopravvalutata. Ne ho parlato tra l'altro anche a Investing Roma, non so chi ha partecipato, e avevamo selezionato appunto un certificato su Eni al ribasso. Quindi insomma io mantengo la mia posizione e sul certificato al ribasso su Eni, e quindi insomma sono mediamente ribassista sul comparto comunque in generale. Bene, ok ragazzi, l'ho fatta anch'io questa operazione, quindi sono short su Eni e long su Total in questo momento, sì, sono più o meno in pareggio. Comunque, se volete informazioni per quanto riguarda il controvalore, qui alla fine c'è scritto tutto, ok? Poi ovviamente se volete coprire un controvalore minore, basta semplicemente fare due calcoli, insomma non ci vuole, non è niente di difficile, però io ho fatto questa operazione in spread e mi piace. Qualcuno poi mi aveva chiesto di vedere il DAX, poi chiedete il gold, Sì, molto esatto, sì, richiesto. ci sono tante richieste su DAX e Gold, quindi Allora, decidi tu, io vorrei, Carlo. facciamo tutti e due, tanto comunque abbiamo il tempo, no? Qualcuno diceva che le mie operazioni vanno bene, ma non tutte, ma infatti lo dico anche sempre io, ed è giusto farle vedere perché sembra che poi io sono un mago e facendo il mio corso poi le faccio tutte giuste. Attenzione, perché insomma io insegno anche, insegno, io faccio vedere come applico il money management, ed è qui, e secondo me è l'unica cosa che ci salva. Non l'unica cosa, ma è una cosa molto molto importante. Ad esempio, io qui mi aspettavo un ritracciamento da 12.680 con target 12.550 barra 12.350. Questo non è accaduto, che cosa ho detto? Se il prezzo rompe 12.700, poi io esco dalla mia posizione perché ho fatto l'analisi tecnica, l'analisi stagionale o l'analisi con Ichimoku, insomma abbiamo fatto tutte le analisi del caso, ma se facessi tutte le operazioni corrette sarei un miliardario, che ne so io. Detto questo, qui 120 punti di stop di DAX, ma ragazzi, possiamo parlare di 120 punti o di 10.000 punti, l'importante è che io sono andato a perdere il 2-3% del mio capitale totale, e questo quindi mi salva perché poi vado a fare le altre operazioni che magari mi fanno bene e soprattutto hanno dei rapporti rischio-rendimento che sono adeguati. Detto questo, sicuramente vi starete chiedendo: ok, ma adesso quindi dove andrà questo DAX? Allora, Non io si per ora. ferma più il DAX per altri 2 anni sale, io ve lo dico sempre. Beato Sta te. andando, sta andando, sta andando molto molto forte. Comunque il DAX l'avevamo preso a 11.950, giusto per ricordare, e l'avevamo chiuso a 12.500, quindi magari anche 120 punti di stop qui possono anche Sta, ci starci. sta, certo, certo, Mi fai certo. fare una riflessione, Sì. no? A livello di chicca. Allora, c'è cioè, un conto è posizionarsi al ribasso, no? Un altro conto è essere attendisti, cioè nel senso, secondo me oggi, no? È vero che il trend è rialzista, e infatti se tu ci fai caso, io un po' che non parlo di ribassi, nel senso che ho una visione ribassista, la sto gestendo in qualche modo con prodotti come certificati, con questi autocallable, con queste cose, però in generale, finché non avremo un'inversione del trend, un conto è posizionarsi al rialzo dopo un movimento così significativo, un altro conto, secondo me, è essere attendisti piuttosto che essere ribassisti. Quindi cliccare una vendita è un conto, attendere, vedere quello che succede, secondo me, è tutto un altro paio di maniche. Probabilmente dove siamo arrivati? Una spazzolata sopra i massimi che vediamo precedentemente ci potrà essere tranquillamente. Però io onestamente non me la sento di prendere il rischio di
cliccare un buy su questi livelli. Poi probabilmente perdi un'opportunità, però i rischi vanno sempre comunque soppesati. Sì, neanch'io non comprerei qui assolutamente, siamo sui massimi precedenti, è vero che il trend è molto forte, però insomma è molto rischioso operare qui al rialzo. Magari qualcuno potrebbe pensare, ok, allora opero al ribasso, ma attenzione perché insomma qui basta vedere le candele come sono fatte, su certe candele non ci sono neanche le ombre, quindi a me sembra che questa sia veramente una forza, la forza dei compratori, e quindi è molto pericoloso posizionarsi al ribasso, anche se magari qui vediamo una resistenza tecnica e ci sta tutto quanto, però qui se rompe i massimi bisogna chiudere perché si va incontro a un rischio non da poco. Se dovesse ritracciare, io l'ho detto, io qui a 12.550 mi metto, no, in primis a 12.680 mi metto long, successivamente 12.550, a 12.680 sicuramente con un'esposizione più bassa che a 12.550, se poi dovesse scendere anche a 12.350, che è il punto che mi piace veramente moltissimo perché mi ha intanto fatto fare un po' di soldi, perché qui stava funzionando veramente molto bene tante volte. Poi vedete che o viene rotto con forza o ci rimbalza, eccoci qui, no? E quindi se dovesse arrivare qui, qui sarebbe ancora più interessante posizionarsi al rialzo, però insomma cerco di prenderlo prima perché lo possiamo vedere, la forza insomma non è da poco in quest'ultimo periodo. Esatto. Quant'è la metà di quel movimento dal minimo al massimo? Prova a vedere, quant'è? Da questa 11? ombra, da questa ombra o dalla No, chiusura? no, 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 sì, da lì, da quel livello lì, quant'è? La metà del movimento? 12.426. 12.426 E è la io non metà. comprerei prima di quel livello, Però guarda le zone che ho evidenziato come sono precisamente 12.680, questo non l'avevo mai visto, ok, ma 12.680 è il 23,6% di Fibonacci e 12.540-12.550 è il 38,20%. E 12.335 è proprio il 61,8. Se dovesse essere rotto anche questo, allora bisogna un attimo, secondo me, Comunque stare vi vorrei far notare come io spesso, ma da anni, dico sempre che i minimi sulle borse tendenzialmente vengono fatti tra settembre e novembre. Anche quest'anno, guardate lì, è stato fatto il 29 di agosto, quindi fuori da settembre per un giorno solamente. Anche quest'anno possiamo ritenerci soddisfatti del trading con la stagionalità. Comunque, ragazzi, qualcuno mi chiede long a mercato e qualcuno allora si va short. No, allora, ragazzi, abbiamo appena detto short è pericoloso perché c'è molta forza. Io non mi metto short, long, secondo me è ancora peggio perché non è sicuramente Esatto, interessante no, operare da qui. perché manca Bisogna avere proprio pazienza. il fattore rischio-rendimento, cioè mettersi long da qui per fare un'operazione sensata bisognerebbe mettere uno stop talmente basso che avrebbe un rapporto rischio-rendimento troppo basso, quindi no, assolutamente. Qui o si manteneva il long che avevamo preso sui minimi, altrimenti bisogna aspettare che il mercato ci dia una nuova opportunità. Complimenti Riccardo per la disciplina, perché è quando si prende lo stop loss che si fa la differenza nel trading, Sì. perché guadagnare quando si guadagna sono capaci tutti, ma chiudere è quando si perde è qualcosa di veramente difficile. Infatti, la prima regola del trading da non scordare mai è lasciar correre i profitti e chiudere le perdite. 99% dei trader fa esattamente il contrario, quindi mantiene le posizioni in perdita e chiude appena vede un pochettino qualche euro di guadagno. Comunque, per chi fosse Ecco, se interessato, questa è la mia operatività. Long con due contratti mini da 12.680 e un altro long
a 12.500 e 45. Poi ovviamente bisogna capire un attimo, perché è anche, si opera a livello soggettivo, quindi se qualcuno è più attendista, al posto di metterlo a 12.545 pensa che magari gli indici scendano ancora di più, allora lo sposta a 12.335. L'importante è trovare dei punti interessanti, bisogna anche capire il trader quanto riesce a resistere in perdita, ecco, quindi molta attenzione. Ecco, una cosa che volevo aggiungere, giustamente abbiamo detto la pazienza nell'operatività si aspetta, anche Buffett dice effettivamente che la borsa è quel luogo dove si trasferisce il denaro dagli impazienti ai pazienti, quindi nel momento in cui siete fermi sulla vostra operatività e attendete questo ritracciamento, di fatto comunque non andate a perdere soldi. Io invece ho una domanda per Luca. Luca, come sta andando? Visto che tu sei particolarmente esposto sul mercato tedesco, sul servizio delle azioni, ho visto oggi Banca Ifis, che non c'entra niente col mercato tedesco, che ha fatto un altro più 2,29. Com'è Sì, che bello. stiamo andando qua così? Come treni? Ragazzi, il trading sulle azioni, il trading o l'investimento sulle azioni veramente ci sta dando delle soddisfazioni incredibili perché, tra l'altro, proprio pochi giorni fa abbiamo fatto. Io ogni settimana mando un video di aggiornamento dove appunto dico le nuove azioni che vado a comprare, le azioni che vado a vendere, eccetera. Non sempre facciamo delle operazioni perché chiaramente il trading o l'investimento sulle azioni è qualcosa di molto più tranquillo, dove bisogna fare poche operazioni ma buone, però sta andando davvero molto bene. Da quando abbiamo iniziato a operare, ovvero il giorno 7 aprile, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi fa, il portafoglio totale ha guadagnato oltre l'8%, quindi una senza leva, chiaramente. Quindi una performance davvero ottima, con poi dei cavalli appunto che stanno andando molto molto bene, come per esempio appunto l'ho fatto vedere più volte, ho fatto più articoli Banca Pharma Factoring per esempio, è uno di questi. Ci siamo tolti davvero delle belle soddisfazioni qui e poi vabbè, c'è Banca Ifis che è il treno è il treno che sta andando veramente bene, che insomma ci ha dato molte molte soddisfazioni. Detto questo, sì, il trading sul Forex, sugli indici è qualcosa da fare, chiaramente bisogna ampliare i propri orizzonti e fare in modo anche che si possa guadagnare in maniera un po' più passiva, tra virgolette, dalle azioni. Quello che andiamo a fare una volta a settimana è aggiornarci un pochettino sui titoli da avere in portafoglio, titoli che vengono poi scelti con la tecnica che ho scritto nel libro, che continua a piacere perché il libro, nonostante l'abbia regalato a Rimini, continua a essere molto venduto su Amazon e insomma continuano ad arrivare ottime recensioni, quindi stiamo facendo un bel lavoro, dai. Molto bene, a me piacciono moltissimo le azioni, beh, Pharma Factoring, Ifis, Banca Sistema, tutte quelle azioni, tutti quei titoli che insomma lavorano nel settore dei crediti deteriorati, diciamo che stanno andando molto bene. Riccardo, tu c'eri, cioè, o meglio, tu c'eri, tu già ci seguivi sul sito quando avevamo fatto il report, un'azione inglese e un'azione italiana da No, comprare. non Ti ancora, non c'era. ricordi, Luca, li dobbiamo tirar fuori quelli lì. Domani li tiriamo fuori. Avevamo fatto, tu pensa, due report, uno su un'azione inglese e uno su un'azione italiana. Quella italiana era Ifis. Mi sembra fosse in quel periodo a 18 euro, 17 euro. Una Assolutamente, roba così. 18 euro, 18 euro. E anche l'altro titolo inglese è andato molto molto bene sui nuovi massimi storici, però questo non lo diciamo che cos'è. Non lo diciamo, non lo diciamo. Va Però bene.
Vediamo il gold, visto che ci è stato richiesto più volte. Perché abbiamo 2 minuti prima che cadano le linee. C'è un rallentamento, dai, non adesso, che me l'hanno ce l'hanno chiesto, vediamo se... Comunque, mentre lo carichi, io dichiaro di essere figlio di un dio minore, nel senso che sono l'unico che non vede le domande. Perché tu non ti iscrivi, perché tu entri come al solito all'ultimo minuto senza iscriverti prima, e quindi... Comunque, il gold me l'avete chiesto, io qui, ma innanzitutto abbiamo fatto veramente una bella cosa andando a shortarlo a 1350 e chiudendolo a 1295, si poteva shortare, e io ho rischiato molto perché sono entrato sulla forza massima qui, proprio in area 1350, ma già poi con questa candela di incertezza, poi si è formato, possiamo chiamarlo un pattern di inversione, quando il prezzo ha chiuso al di sotto del minimo di questa candela, e da qui quindi si poteva shortare. A me è andata meglio perché abbiamo shortato a 1350, la trend line è stata rotta, ci siamo portati su questo muro qui in area 1290-1295, abbiamo raggiunto la seconda trend line e sembra, anzi, è stata rotta anche la seconda trend line. Ed ora dove ci troviamo? Area 1274. Area 1274,30, ok, secondo me su questa trend line ci arriviamo, ok, so che Enrico è rialzista, posso essere d'accordo, ma prima secondo me deve arrivare qui in area 1257, attenzione, perché se questa trend line viene rotta, poi secondo me viene giù in area 1220, poi abbiamo supporto in area 1200, sempre più in basso. Comunque, basta, ma no, non lo vuole più nessuno, adesso il bene rifugio è il Bitcoin, ragazzi, si deve comprare il Bitcoin, non l'oro, l'oro non vale niente, allora. È una truffa l'oro. No, invece, no, in realtà quello che tu dici, che sembra, sai che ne parlavo, ho fatto un webinar con altri relatori nella settimana scorsa, effettivamente il Bitcoin è l'unica, diciamo, è l'unica asset class, se così la vogliamo chiamare, strumento finanziario decorrelato dal mondo in questo momento, quindi è particolarmente interessante proprio per questo motivo in un'ottica di diversificazione. Detto questo, sull'oro io ho preso una cantonata, nel senso che pensavo si fermasse a 1280, è sceso ancora qualcosina, io sono convinto che ricomincerà a salire, però al momento non sembra voler salire, quindi su questo mi fermerei un attimo e vedrei, guarda, mi piacerebbe vedere quelle candele di inversione, una bella ombra in basso e un corpo verde come piccolo questa. piccolo. Allora, anche esatto, esatto, una cosa così. Al contrario, ecco. Esatto, quella lì è una shooting star, quell'altra si chiama Hammer dall'altro lato. E niente, mi piacerebbe vedere una roba così. Quella mi piacerebbe come figura. Allora a quel punto sì, mi rimetterei dal lato del rialzo. In questo momento, anch'io, secondo me, è bene essere attendisti. Ci abbiamo un'analisi tecnica, aspettiamo un attimo di vedere insomma una figura di inversione. Su questo mi aiuterà Luca, che è più bravo di me in analisi tecnica. Bene, ragazzi. Siamo arrivati alla fine, sono le 7. Quindi adesso spegnete il computer, non fate più trading, andate a mangiare qualche cosa, che è importante nutrirsi. No, a parte gli scherzi, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani su investire.biz e mi raccomando, per qualsiasi domanda sulle nostre iniziative scriveteci, e mi raccomando domani carichi per il corso del nostro Riccardino, che come avete visto diventa sempre più bravo, sempre più solido nel suo trading, e oggi come oggi secondo me è una delle persone migliori da cui imparare a fare trading, perché 2 anni fa non sapeva una cippa di niente e adesso è diventato veramente bravo. E io dicevo a Enrico l'altro giorno che secondo me Riccardino veramente diventerà proprio un fenomeno. Grazie, grazie. Confermo, mille. Confermo. Speriamo, speriamo, dai. Bene, bene, bene. Ragazzi, un abbraccio a tutti, buon trading e buona serata domani su investire.biz. Grazie, ragazzi. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata a tutti.